aiutare le famiglie in difficoltà, prevedere una superstrada a quattro corsie e superare il commissariamento della sanità, questi i punti chiave del programma elettorale di Cosmo Tedeschi, candidato alle regionali con Fratelli d'Italia, a supporto dell'aspirante governatore Francesco Roberti. In un incontro a Isernia, Tedeschi ha garantito che il lavoro e la lotta allo spopolamento saranno le priorità e che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, si impegnerà per tirare fuori il Molise dal buco nero in cui rischia di essere risucchiata la sanità pubblica. Noi abbiamo tre pronto soccorsi che purtroppo creano difficoltà e dobbiamo dare una mano a queste strutture. L'abbiamo fatto parlando con molta chiarezza col ministro Schillaci, che è arrivato nel Molise qualche giorno fa. Il ministro è stato bravissimo, ci ha detto che il governo Meloni ci darà molta attenzione e ci aiuterà anche nelle risorse finanziarie, perché col commissariamento di tanti anni non abbiamo risolto nulla. Dobbiamo oggi invertire la tendenza e risolvere questi problemi che abbiamo in pronto soccorso, che abbiamo negli ospedali, perché la prima cosa, il problema che dobbiamo affrontare e risolvere è il diritto che ci dà la Costituzione, non è che ce lo dà qualche altro. A noi ci hanno detto: voi avete diritto alla salute come tutte le altre regioni d'Italia. Tedeschi ha poi acceso i riflettori sulle infrastrutture e sulla necessità di avere in Molise collegamenti più rapidi ed efficienti, anche per scongiurare gli incidenti che talvolta si verificano sulle arterie secondarie. Noi perdiamo le vite di troppi ragazzi, tante famiglie che percorrendo le arterie fanno incidenti mortali. Allora io queste responsabilità le voglio addossare a persone politiche che hanno governato in precedenza e non sono stati in grado di realizzare le quattro corsie. Andassero, cioè dico, i cittadini sapessero scegliere, in modo tale che noi questo problema dobbiamo risolvere. Noi dobbiamo avere quattro corsie, poi queste infrastrutture la chiamassero come vogliono loro, autostrada, superstrada, non ce ne importa nulla, ma dalla capitale a Campobasso e poi a Termoli dobbiamo avere quattro corsie. Infine, tra le priorità del candidato di Fratelli d'Italia, la lotta allo spopolamento, motivare i giovani affinché restino sul territorio è possibile solo aiutando le imprese e garantendo stipendi adeguati. Il Molise ha perso 30.000 cittadini residenti. Allora dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo creare le condizioni economiche affinché questi ragazzi possano lavorare qua in Molise e guadagnare gli stessi soldi che guadagnano nelle altre regioni. Tradurre le chiacchiere in fatti significa che è un risultato che noi nelle aziende private, nell'attività economica privata dobbiamo avere ogni giorno, altrimenti la regola economica ti mette fuori mercato.